grafici per la Toscana, oltre a una serie di altri ruoli. Sì. E, dunque, senti, tu hai curato La voce tre cani relativa appunto alla figura di Don Lorenzo Milani. Ecco, all'interno del testo che tu hai, con il quale tu hai approfondito la figura di Milani, fa emergere anche tutto il tema del cambiamento sociale, culturale, economico che si verifica in quegli anni in Italia, quindi il passaggio da un mondo rurale a un mondo contadino, nel caso di Barbiano, un mondo montano, e poi i processi di urbanizzazione. Quindi come si colloca anche il processo di scolarizzazione di queste masse di italiani all'interno appunto di questo cambiamento, un cambiamento strutturale. Ecco, come si colloca Don Milani all'interno di questa cesura fondamentale che avviene in quegli anni nella società italiana? Sì. Beh, Lorenzo Milani nei primi anni 50 che affronta questa questione, l'affronta da Calenzano, quindi da prima di andare a Barbiana, e lì è un punto cruciale della sua attività, anche della sua attività di analisi, perché a Calenzano è lì che costruisce il lavoro che passa col nome di Esperienze pastorali, il titolo di quest'opera, che in realtà è un lavoro di confronto con la popolazione di Calenzano, per realtà la parrocchia di Calenzano, è un lavoro che lui fa già a Calenzano, è già la prima prova della scuola di Barbiana, ed è una scuola attiva di ricerca, anche di ricerca statistica su Esperienze pastorali, che poi viene pubblicata in realtà alla fine degli anni 50, ma che è costruita su quella esperienza. Attraverso quello lui vede e già prevede cose che poi noi abbiamo visto soltanto negli anni 60 e 70, cioè questo passaggio da una società contadina alla società urbana che vede anche attraverso i dati statistici. In Esperienze pastorali c'è anche un rilievo statistico di non indifferente su come vivono gli abitanti di Calenzano, in quanti dormono in una stessa stanza, come si vive nelle case di Calenzano, come mangiano, come parlano. Ed è là che lui vede questo complicato passaggio, è in queste zone micro, che però sono macro dal punto di vista della riflessione, è lì che vede e capisce come lui stesso dice che la distinzione in classi sociali non si può fare sull'imponibile catastale, ma su valori culturali, questo passaggio alla centralità della proprietà, ma anche alla uniformazione del linguaggio nella città. È per Milani un vero problema, è l'elemento fondamentale della diseguaglianza, l'uniformazione dei comportamenti. Vede nella ritualità anche della Chiesa, anche dentro la messa, vede delle ritualità vuote, tipiche della cultura contadina, che però nel passaggio alla città non miglioreranno o rischiano di non migliorare. E vede nella piattezza del linguaggio, nella semplificazione, un grande problema, che è anche una informazione di comportamenti. Questo lo vede come un grande pericolo. Lui vede che le differenze di classe, anche un avanzamento apparentemente presente, un avanzamento economico dei contadini che si fanno proprietari, è in realtà in proporzione peggiore, cioè la differenza, il divario tra le classi rischia di peggiorare. E in questo l'informazione dei linguaggi è il marchio. Ecco, di questo. Ed è importante la riflessione che fa su Esperienze pastorali. Io la trovo veramente preveggente, acuta, per esempio nelle sue riflessioni sulla televisione, sul ruolo della televisione negli anni 50, nella metà degli anni 50, che lui vede proprio come un rischio di uno strumento di informazione del linguaggio. La velocità addirittura mette in discussione del messaggio, del linguaggio televisivo che appiattisce il linguaggio. E quindi non vede alcune cose molto importanti che invece anche la televisione ha fatto, e quindi per esempio anche una coinetica di linguaggio nazionale. Non è un caso, secondo me, che tra i personaggi chiave della vita di Milani ci sia Ettore Bernabei. Non credo sia un caso, e non credo che sia stato solo Ettore Bernabei a scegliere il nome Milani, ma credo che sia stato anche il contrario. Perché, ecco, Milani aveva questa grandezza che non si limitava a fare analisi, ma era un uomo di azione, ecco, e quindi aveva capito che la televisione era un luogo centrale, e il rapporto con uno dei dirigenti, o
il dirigente per antonomasia della televisione che nasceva allora in Italia, è stato proprio una chiave importante. E qui c'è il punto centrale di Don Milani, appunto, non nei catastali, non i valori catastali, ma culturali, e quindi è il linguaggio che è il cuore del problema, è la radice della cultura ed è quello il punto. Dove si risolve questa informazione, questo piattume che è funzionale a quel sistema? Nella ricchezza del linguaggio. E qui nasce appunto poi il problema, ovviamente, della didattica, della trasmissione delle conoscenze, che ha come scopo quasi, ma quasi come scopo fondamentale, il linguaggio. Il linguaggio non è solo uno strumento, è anche uno scopo. Ecco, questo io lo trovo in questo, sto molto, molto bene in questo. Cioè, non è semplicemente uno strumento di conoscenza, ma c'è anche il tema della relazione con il linguaggio. Eh sì. Perché è molto forte questo tema. Della relazione. Della relazione, certo. Certo, perché il linguaggio è mediazione. Però è una mediazione che è fatta anche di potere. E quindi nel momento in cui c'è linguaggio ricco, linguaggio capace, allora là c'è anche un confronto di classe con strumenti diversi. E questa è la soluzione generale, perché la scuola è chiaramente poi al centro di questa problematica. E io in questo vedo anche una chiave. Lui stesso dice che il passaggio all'urbanizzazione e alla uniformazione dei linguaggi e dei comportamenti nella città è indice di sviluppo, ma non di progresso. È il primo a fare questa distinzione fra sviluppo e progresso. Quindi il passaggio dalla campagna alla città, dall'agricoltura all'industrializzazione veloce, cioè lui mette in discussione la velocità, questo è un punto veramente chiave, molto importante, mette in discussione la velocità con cui questo passaggio avviene e lo chiama sviluppo e non progresso. Ci sono delle assonanze con pensiero pasoliniano. Fortissime, perché questa poi è una chiave di lettura di quel Paolo Pasolini. Io sono convinto che per Paolo Pasolini abbia acquisito e imparato da Lorenzo Milani, insomma, perché questa è la chiave di lettura sua. Quando ha apprezzato moltissimo poi lettera una professoressa. Io non so se lui abbia letto, forse sì, Esperienze pastorali, probabilmente l'ha letto, sono convinto, perché poi il suo discorso proprio sul rapporto fra città e campagna, fra la perdita di valori, perché in questo c'è qualcosa che lega anche l'importanza di una tradizione o di valori pre-industriali che sono perduti e che invece vanno mantenuti, e questa è la distinzione fra sviluppo e progresso. Una cosa è lo sviluppo, che è appiattimento, informazione, altra è il progresso, che è crescita. E poi anche in una, come dire, potremmo anche definirla nella visione aristocratica, forse, no? Potrebbe sembrare paradossale, ma non credo che lo sia, cioè il confronto fra la cultura alta e la cultura contadina che rischia è qualcosa che anche accomuna un po' Milani a Pasolini. Pasolini che dice odio la piccola borghesia, no? Mi confronto con l'altra cultura e poi col sottoproletariato, perché sono alti entrambi, e invece indica nella zona di mezzo il peggio. Ecco, in questo forse anche c'è un elemento interessante comune. Poi le differenze tra i due sono anche importanti, ma insomma, ecco, su questi due punti credo che sia un confronto. In questo senso il rapporto con la scuola e con la scuola di massa, sì. Lui dice, anche parlando proprio della televisione, che vediamo questo passaggio, perché sono tutte cose molto legate, parlando della televisione, lui dice che il problema è che la televisione educatrice o diseducatrice è tale perché cerca di contentare lo spettatore, pensiamo alla televisione di oggi, anche rispetto a quella è molto peggio da questo punto di vista, no? Contentare lo spettatore è qualcosa di inaccettabile per lui, perché lui dice, ecco, è interessante anche quello che dice, ma è appunto qui che si distingue il maestro dal commerciante. Dicesi commerciante colui che cerca di contentare i gusti dei suoi clienti, dicesi maestro colui che cerca di contraddire e mutare i gusti dei suoi clienti.
E lui dice: lo spettatore è sempre guidato per mano a velocità vertiginosa, torna alla questione della velocità, senza che abbia mai il tempo di prendere respiro, si abitua a intendere fulmineamente e si disabitua a riflettere. C'è qui qualcosa che va anche, che entra dentro anche il suo modo di fare didattica. Milani era un didatta molto complicato, cioè lui prendeva schiaffi, tra virgolette, no? Certo. E dice di tratto male, ci sono dei punti anche delle sue lettere, l'esperienza pastorale per lui, l'esperienza pastorale in cui lui dice di tratto male, quando lui parla della ricreazione, per esempio, odia il termine ricreazione, e dice no, io li tratto male, la didattica è 365 giorni l'anno, 366 negli anni bisestili, insomma, no? E li tratto male, cioè la maieutica, ecco, forse anche questo è un altro termine importante per capire Milani, la maieutica è fondamentale, la maieutica può essere anche fatta con strumenti, come dire, che non piacciono all'utente, diciamo, no? Allo spettatore, non piacciono proprio. In questo senso anche la provocazione, lui dice proprio apertamente, è uno strumento didattico. Naturalmente qui si apre un campo molto complesso, anche su quello che può essere la didattica oggi, perché in Milani io vedo anche degli elementi di integralismo, no? Cioè l'insegnante barra sacerdote, addirittura ci sono dei punti in cui parla di un celibato degli insegnanti. Certo. Quindi questo ci dice molto della sua maniera di concepire la didattica. Insomma, io credo che Milani dobbiamo trattarlo come lui, perché insomma credo, adesso forse posso apparire presuntuoso nel dire questo, insomma, ma nel senso che va considerato anche criticamente, nella sua grandezza e anche in questi elementi di integralismo che però fanno parte di della sua persona, della sua, certo, anche della sua grandezza, perché gli hanno consentito di vedere con lucidità, a volte anche agli estremi, no? Le cose, quindi va accettato, va accolto nella sua interezza, insomma, però vanno viste anche queste cose, difficili da applicare per la didattica, no? Perché ne viene quasi un insegnante sacerdote, appunto. Certo, aveva delle peculiarità lui stesso, sì, che forse rendono un po' inapplicabile il suo modello, però sì, danno anche tanti spunti. Tantissimi, l'attività pratica, il costruire didattica nel fare, è una cosa che forse gli viene anche dalla famiglia, no? dalla sua bisnonna Rafalovic, una che è un dentato di asili freudelliani, quindi insomma in Milano c'è molto anche della sua famiglia, della sua cultura, che viene da quella altezza anche di una cultura aristocratica o altoatese, che fa parte dell'impasto di Milano, non possiamo negare, insomma, ecco, e va visto nella sua interezza, insomma, ecco, è una didattica non sempre applicabile, forse va letta, però l'attività pratica e la maieutica sono due pilastri, credo, della didattica che viene da Milani, forse dobbiamo non considerare. Sì. Allora un'ultima osservazione come sovrintendente, il significato e l'importanza che in questo centenario degli archivi per il loro uso didattico e formativo, questo per la scuola, visto che ci rivolgiamo alla scuola. Questo è molto importante, e io poi come sovrintendente archivistico della Toscana sono direttamente e anche istituzionalmente coinvolto, perché penso che perché per valorizzare Milani, per conoscere Milani, bisogna far parlare Milani. E far parlare Milani non si può non fare se non con le sue fonti, cioè io come archivista di Stato, come storico e soprattutto come sovrintendente non posso non vedere che il patrimonio documentario che Milani ha lasciato, perché c'è, anche se Milani aveva questa tendenza più all'oralità che alla scrittura, poi ha una scrittura stupenda, un linguaggio fortissimo, che è stato anche, secondo me, motivo della sua fortuna, diciamo, no? Però molto spesso distruggeva la documentazione, non è un archivista, diciamo, nel senso classico, però c'è il patrimonio documentario che lo riguarda direttamente e sono le sue fonti. E io mi sento proprio anche investito di questa importante missione, che è quella di tutelare
la documentazione primaria di Milani, per documentazione primaria intendo appunto le fonti, quelle che riguardano proprio la sua attività pratica, le sue scritture o di coloro che hanno scritto a lui e quindi ciò che ha prodotto, perché questo va tutelato nella sua organicità, va reso un patrimonio della comunità, pubblico, ed è per questo che mi sto impegnando a notificarlo, cosa che non è ancora mai avvenuto. Mai avvenuta, e invece credo che sia un compito della mia sovrintendenza, che è della Toscana e quindi forse tra i personaggi più importanti del Novecento italiano, sicuramente della seconda metà del Novecento italiano, ed è un personaggio toscano che non solo ha vissuto in Toscana, ma che è anche toscano per molti aspetti della sua cultura, della sua, del suo carattere. Assolutamente, ed è un patrimonio che non si può definire toscano come patrimonio universale, un patrimonio dell'umanità, ma perché sia questo occorre che sia tutelato, anche tutelato dallo Stato. Io qui lo rappresento, quindi credo che un atto importante che si deve fare è quello appunto di considerare le scritture che riguardano Milano, le fonti che riguardano Milano, dei beni culturali. Questo consente anche di valorizzarli, di descriverli, di renderli un patrimonio per tutti e di consentire anche lo studio, la conoscenza e anche l'uso didattico delle scritture di Milano o anche delle cose che sono a Balbiani, che vanno anche quelle tutelate, insomma. No? Io sono convinto che anche coloro che non sono studiosi nella scuola, sono convinto che si possa fare il rapporto anche diretto con le fonti, sia emotivamente importante per i ragazzi, e capire che le cose che si studiano non sono frutto di testi che scrivono un libro, ma sono esistite. Sembra un fatto semplicissimo, ma sono esistite, e quindi le persone, i personaggi di cui si parla nei libri. Beh, Lorenzo Milani nei primi anni 50 che affronta questa questione, affronta da Calenzano, quindi la prima di andare a Barbiana, è lì un punto cruciale della sua attività, anche della sua attività di analisi, perché a Calenzano è lì che costruisce il lavoro che passa col nome di Esperienze pastorali, il titolo di quest'opera, che in realtà è un lavoro di confronto con la popolazione di Calenzano, per realtà la parrocchia di Calenzano, quello che lui fa già a Calenzano, è già la prima prova della scuola di Barbiana, ed è una scuola attiva di ricerca, anche di ricerca statistica su Esperienze pastorali, che poi viene pubblicata in realtà alla fine degli anni 50, ma che è costruita su quella esperienza. Attraverso quello lui vede e già prevede cose che poi noi abbiamo visto soltanto negli anni 60 e 70, cioè questo passaggio da una società contadina alla società urbana che vede anche attraverso i dati statistici. In Esperienze pastorali c'è anche un rilievo statistico di non indifferente su come vivono gli abitanti di Calenzano, in quanti dormono in una stessa stanza, come si vive nelle case di Calenzano, come mangiano, come parlano appunto. Ed è là che lui vede questo complicato passaggio. È in queste zone micro, che però sono macro dal punto di vista della riflessione, è lì che vede e capisce come lui stesso dice che la distinzione in classi sociali non si può fare sull'imponibile catastale, ma su valori culturali. Questo passaggio alla centralità della proprietà, ma anche alla uniformazione del linguaggio nella città, è per Milani un vero problema, è l'elemento fondamentale della diseguaglianza, l'uniformazione dei comportamenti. Vede nella ritualità anche della Chiesa, anche dentro la messa, vede delle ritualità vuote, tipiche della cultura contadina, che però nel passaggio alla città non miglioreranno o rischiano di non migliorare. E vede nella piattezza del linguaggio, nella semplificazione, un grande problema, che è anche una informazione di comportamenti. Questo lo vede come un grande pericolo. Lui vede che le differenze di classe, anche in un avanzamento apparentemente presente, un avanzamento economico dei contadini che si fanno proprietari, è in realtà in proporzione peggiore, cioè la differenza, il divario tra le classi rischia
di peggiorare. E in questo l'informazione dei linguaggi è il marchio, ecco, di questo. Ed è importante la riflessione che fa su esperienza passata. Io la trovo veramente preveggente, acuta, per esempio nelle sue riflessioni sulla televisione, sul ruolo della televisione negli anni 50, nella metà degli anni 50, che lui vede proprio come un rischio di uno strumento di informazione del linguaggio. La velocità addirittura mette in discussione del messaggio, del linguaggio televisivo che appiattisce il linguaggio. E quindi non vede alcune cose molto importanti che invece anche la televisione ha fatto, e quindi per esempio anche una coinetica di linguaggio nazionale. Non è un caso, secondo me, che tra i personaggi chiave della vita di Milani ci sia Ettore Bernabei. Non credo sia un caso, e non credo che sia stato solo Ettore Bernabei a scegliere il nome Milani, ma credo che sia stato anche il contrario. Perché, ecco, Milani aveva questa grandezza che non si limitava a fare analisi, ma era un uomo di azioni, ecco, e quindi aveva capito che la televisione era un luogo centrale, e il rapporto con uno dei dirigenti, o il dirigente per antonomasia della televisione che nasceva allora in Italia, è stato proprio una chiave importante. E qui c'è il punto centrale di Don Milani, appunto, non i valori catastali, ma culturali, e quindi è il linguaggio che è il cuore del problema, è la radice della cultura, ed è quello il punto. Dove si risolve questa informazione, questo piattume che è funzionale a quel sistema? Nella ricchezza del linguaggio. E qui nasce appunto poi il problema, ovviamente, della didattica, della trasmissione delle conoscenze, che ha come scopo, quasi come scopo fondamentale, il linguaggio. Il linguaggio non è solo uno strumento, è anche uno scopo. Ecco, questo io lo trovo in questo, trovo molto, molto Milani in questo. Cioè, non è semplicemente uno strumento di conoscenza, ma c'è anche il tema della relazione con il linguaggio. Eh sì. Perché è molto forte questo tema. Della relazione? Della relazione, certo. Certo, perché il linguaggio è mediazione. Però è una mediazione che è fatta anche di potere. E quindi nel momento in cui c'è linguaggio ricco, linguaggio capace, allora là c'è anche un confronto di classe con strumenti diversi. E questa è la soluzione di Milani. Ecco perché la scuola è chiaramente poi al centro di questa problematica. E io in questo vedo anche una chiave. Lui stesso dice che il passaggio all'urbanizzazione e alla uniformazione dei linguaggi e dei comportamenti nella città è indice di sviluppo, ma non di progresso. È il primo a fare questa distinzione. Sono esistiti, questo può sembrare strano, ma lo si capisce quando si tocca con mano ciò che è rimasto, e questo è il senso della fonte, e questo non deve riguardare solo gli studiosi, che lo sanno, ma deve riguardare anche coloro che studiosi non sono. Certo, la comunità tutta. Deve investire come responsabile. E tra l'altro questo ci consente anche di fare quello che Milani sapeva fare benissimo, cioè esercitare lo spirito critico, anche nei confronti di Milani, che credo sia la cosa più bella e importante. E questo lo si fa con le sue lettere direttamente, con quelle che lui ha ricevuto, con ciò che ha prodotto durante questi anni straordinari, che Esperienze pastorali, per esempio, che è un'opera veramente di grande rilievo, che bisognerebbe proprio studiare, non tutta perché è bella corposa, ma parti di Esperienze pastorali, anche molto complessa, però bisognerebbe un po' studiare la scuola, far vedere le carte dell'epoca, credo che questo dia carne e sangue a Milani e alla memoria di Milani. Allora c'è il centenario. Si celebra il centenario perché lui è nato nel 23, ma diciamo il centenario non è importante, è importante come occasione, ecco, può essere importante come occasione per mettere il punto su un personaggio importantissimo della storia italiana, che ha un valore universale, insomma. Poi, se penso a tutto quello che Milani ha detto, fatto concretamente, quanto alla Costituzione italiana, il rapporto fra la Costituzione e il Vangelo, cioè ha messo insieme cose in questo modo così anche iperbolico, ma fondamentale, quindi i valori della Costituzione e il Vangelo e il modo suo di leggere la guerra e la pace, sono tutti temi tra l'altro attualissimi, certo. Attualissimi, se penso alle cose che ha detto sulla guerra nucleare, per esempio, negli anni.
è un personaggio da cui possiamo attingere oggi, assolutamente. Grazie.